Buongiorno a tutti, dopo la pausa pasquale riprendono i nostri appuntamenti di intervallo entro, 10 minuti, massimo 15 a vostra disposizione per soddisfare le vostre curiosità, come abbiamo fatto finora in 17 appuntamenti, credo, non so se è giusto il totale, altrettanti episodi oggi. Tutti disponibili sul nostro canale YouTube Etrus Channel per chi vuole fruirli. La cosa divertente è che alcuni che stanno recuperando in differita le nostre dirette fanno le domande nei commenti dei video di YouTube, però la nostra regola è rispondere soltanto a chi ci fa le domande in diretta. Come avete visto, abbiamo raggiunto finalmente il piano nobile del museo, quello che nell'emiciclo ospita la straordinaria collezione Castellani. Abbiamo concluso prima di Pasqua il percorso nel cosiddetto ballatoio attraverso i reperti delle varie collezioni, il Checcheriano in particolare, e adesso siamo nella lunga sala dell'emiciclo dedicata ai materiali della collezione Castellani. Una sfilata di vasi organizzati per cronologia e per classi ceramiche, con nelle vetrine a spina i capolavori e poi i bronzi. Penso che passeremo un po' di tempo in questa zona. Allora, non so se c'è qualcuno che si è collegato, che vuole farsi. Bellissimo il sarcofago, ci A hanno qualcuno è detto. piaciuto il sarcofago, Che che facciamo accoglie riprendere di nuovo? tutti. Lo facciamo rivedere, un bellissimo sarcofago di quelli tipici in terracotta, prodotti nell'area di Tuscania, comunque nell'Etruria interna, in zone dove insomma, la pietra non era disponibile, pietra che si prestasse per realizzazioni di questo tipo, come invece avviene in altri siti, in particolare a Tarquinia, dove ci sono dei bellissimi sarcofagi in pietra. Questi in terracotta erano indubbiamente più accessibili alle tasche di chi se li poteva permettere, perché sono sempre prodotti di elite. Qui vedete un personaggio togato in atteggiamento da simposiasta sulla cline con dei festoni. È sempre la metafora della vita che si protrae oltre la morte. Curioso, mi soffermo su questo nel frattempo che arrivano altre eventuali domande. È curioso notare come la tecnica di produzione sia non molto diversa da quella del sarcofago degli sposi di circa 3 secoli più antico, cioè l'esigenza di produrre un sarcofago in terracotta in 4 parti. Il coperchio infatti è diviso in due, così come la base, la cassa, divisa in due. Questo per far fronte a eventuali problemi di cottura che potevano portare alla frammentazione all'interno della fornace insomma, di questo prodotto, che comunque è un prodotto di un certo impegno. Notate anche l'anello, il dettaglio: non si tratta di ritratti realistici, è credibile che alcuni particolari del volto fossero rifiniti dopo, diciamo. Una volta che il sarcofago era stato commissionato, ma si tratta di ritratti idealizzati. Allora, abbiamo delle domande, Prego. alcune sono riferite al Kircheriano dove siamo stati la Sì, va volta bene. scorsa. Roberto ci chiede di parlare dei vasi dipinti in white on red. Ok, ne abbiamo anche qui, li abbiamo appena inquadrati, quindi ne ha visto sicuramente qualcuno nel Kircheriano. White on red può inquadrare questo, perché questi sono invece red on white. Qui è stata scelta un'anfora. Negli ultimi anni finalmente è stata approfondita questa serie di prodotti che è la trasposizione nel contesto etrusco di modelli che provenivano dalla Grecia, in particolare la ceramica geometrica, quella protocorinzia, che arrivava attraverso l'importazione di oggetti originali prodotti a Corinto, genera un'emulazione, ma anche la reinterpretazione in forme locali, come questo Olmos, ad esempio, di prodotti della ceramografia greca. Quindi le forme dell'artigianato etrusco-italico
vengono reinterpretate recependo i motivi decorativi propri della ceramica geometrica. Questo lo si vede benissimo in questo White on Red, con questi motivi dell'uccello acquatico che conoscete bene perché ve ne ho parlato in relazione alla tomba delle anatre di Veio. Trovate il video di Etruscopri, non so se era un Etruscopri, sì, era un Etruscopri, sì, sul nostro canale Etrus Channel, per spiegarvi il perché e l'importanza di queste anatrelle, che qui vedete in bianco sul rosso. È interessante questa inversione cromatica, no? Del rosso sul bianco, proprio della ceramica etrusco-geometrica, e invece qui si gioca sul colore originale della ceramica con la sovrapposizione della vernice bianca, che in molti casi purtroppo si perde perché tende a degradarsi e molte volte vasi di questo genere solo successivamente hanno potuto essere ricostruiti nella loro decorazione grazie ad analisi attente a cogliere ogni minimo particolare. Alcuni di questi vasi di questa categoria sono anche stati soggetti a delle falsificazioni per renderli più importanti aggiungendo questa vernice. In particolare oggetto di sospetti sono alcuni con scene mitologiche abbastanza ardite per la loro antichità. Qui invece vedete un'anfora con il motivo della sequenza delle anatre e gli altri motivi geometrici. Abbiamo una serie di domande. Allora, Antonietta che chiede: il Circo Massimo, costruito da re etruschi, poteva ospitare molti più spettatori del Colosseo. Sì. Si potrebbe desumere che i romani e gli etruschi preferissero le corse di bighe e quadrighe ai giochi di gladiatori? Beh, allora, sul preferire difficile rispondere. Sicuramente gli etruschi erano appassionati delle corse con i carri, è una costante, lo vediamo nelle raffigurazioni pittoriche tarquiniesi come la cosiddetta tomba delle bighe, lo vediamo ricorrere anche in molti documenti figurati, anche non soltanto pittorici ma scolpiti. Quindi era un pallino che gli etruschi avevano e non è un caso che le fonti ci dicano che fu Tarquinio il Superbo a completare l'opera di bonifica della valle del Circo Massimo, la Valle Murcia, realizzando un circo stabile, ma ve n'era un altro a Roma, il Trigarium, nell'area del Campo Marzio. Erano corse quelle di carri molto apprezzati, ma in generale i cavalli erano animali molto apprezzati, legati alla classe sociale più elevata, non solo fra gli Etruschi ma anche fra i Romani. Se ricordate la riforma serbiana, i cavalieri occupavano il livello più alto all'interno dell'organizzazione sociale. E i giochi gladiatori, diciamo, esistono indubbiamente, credo di aver risposto ad una domanda in uno degli ultimi appuntamenti, quindi il tema è di interesse, credo anche grazie alla mostra organizzata da Paolo Giulierini a Napoli. Scontri o comunque esercitazioni militari o paramilitari ci sono sempre state nel mondo antico, facevano parte dell'educazione dei giovani uomini. Per arrivare all'evoluzione che hanno avuto sotto l'impero con la gladiatura, insomma, ce ne vuole. Chiaramente una lotta per la sopravvivenza fra due uomini colpiva l'attenzione di tutti. Posso citarvi un esempio interessante, molto antico, ne abbiamo parlato in diverse occasioni anche commentando Romulus. Sul carrello di Bisenzio, in uno degli elementi interni, si vede su una ruota due guerrieri in nudità eroica, però con uno scudo e una spada, che si stanno confrontando, combattendo gli uni con gli altri. Quella è una sorta di scontro armato, lì indubbiamente in un contesto legato alla formazione del giovane guerriero. Abbiamo una domanda da Arianna. Okay, inquadra le opere, sennò poi dicono che inquadri troppo il direttore e ci giudicano male. Allora, come avvenivano le deposizioni all'interno dei sarcofagi? Erano avvolti in tessuti o in casse di legno? Allora, diciamo, escludo casse di legno perché insomma renderebbero sovrabbondante uno spazio che è limitato. Insomma, il sarcofago, se vuoi rinquadrarlo un attimo, non è, diciamo, da oggetti come questi si capisce l'altezza media delle persone. Io che non sono un uomo alto per i nostri
tempi all'epoca sarei risultato bello alto. Non mi sdraio perché ho mal di schiena, se no lo avrei fatto, però vedete, diciamo, lo spazio è appena sufficiente per un uomo alto 1,60, 1,65, quindi aggiungere ulteriori contenitori anche in legno è difficile. Sicuramente erano foderati, dovete immaginare tutti gli elementi, materiali organici, magari anche in pelle, e indubbiamente il sudario era un qualcosa che si utilizzava anche se non lascia tracce, cioè una specie di sindone, un telo che avvolgeva il defunto si è sempre utilizzato. Siamo a circa 10 minuti, ci dice Luca. Sì. E, non so se ci sono c'è la varietà delle domande. Sì, c'è Dunia, la nostra amica Dunia, che voleva... Cara Dunia, grazie di tutto, tu sai perché. Che voleva rivedere la donna con l'ombrellino sulla cista in bronzo. Dovremmo scendere, non riusciamo a scendere, un po' lontano. Promettiamo di ritornare. Ci ritorniamo su, è uno dei pezzi che io adoro di più. Però le puoi far vedere queste belle piangenti inginocchiate su un braciere ceretano, l'abbiamo utilizzate anche per fare un po' di ironia. Lì sulla destra invece è un tipico piatto ad aironi, lo vedete capovolto. Vi ho raccontato già qualche volta che i piatti sono un'invenzione dei Fenici, che viene recepita dai Greci e dagli Etruschi ed ha amplissima diffusione. Cioè, noi diamo per scontato che si mangi in un piatto, invece conosciamo il momento in cui in Occidente si iniziano a utilizzare vasi di questo genere, ed è la fine dell'VIII secolo. I più antichi sono in impasto rosso. Invece la ceramica tipica corinzia prodotta o importata è rappresentata molto bene da quelle due oinocoe, attenta a queste due, ed è un centro di produzione importante, era localizzato a Cuma. Parliamo di quella che piace a me. Qual è che ti piace? La borraccia. La borraccia, sì, bellissima questa borraccia, piace anche a me, ci sono degli esemplari in bronzo, in lamina di bronzo, ce n'è uno nella prima sala dedicato a Vulci, questa è in impasto, vedete il motivo stilizzato ma facilmente comprensibile del sole. È chiaro che dietro oggetti come questi c'è l'imitazione di esemplari più preziosi in metallo, ma all'origine naturalmente erano realizzate in pelle e in materiali, diciamo, organici. Erano le borracce che si portavano diciamo nella vita quotidiana e che poi nella sepoltura vengono realizzate in materiali più duraturi. Certo, non andavi in giro con un oggetto del genere, lo potevi però tranquillamente avere in casa. Insomma, è un modo per trasmettere verso l'eternità oggetti che in alcuni casi potevano anche essere realizzati per scopi direttamente funerari. Questo lo sappiamo e lo riconosciamo in questo periodo per brocche di questo tipo, perché in alcune di esse compare il motivo del serpente, che è un motivo ctonio che richiama il loro utilizzo per un contesto funerario. Io lo conosco bene questo per Pitecusa, il mio amore da studioso, l'isola d'Ischia, dove brocche di questo tipo con il motivo dei serpenti venivano utilizzate per spegnere il rogo funebre con il vino, una pratica eroica dei Greci che i Romani cercheranno di contrastare perché è troppo esotica e dispendiosa. Infatti si attribuiva a Numa Pompilio una lex regia che diceva: vino rogo nere spargito, non spargete con il vino il rogo funebre. Questo per contenere il lusso funerario e l'esibizione della ricchezza. Bene, forse siamo a... non so se c'è un'ultima. Ci vogliamo domanda. Salutare con una domanda di Margherita che chiede: okay, ma è vero che spezzavano le gambe per far entrare i corpi nei sarcofagi, o è un'invenzione? No, ma figurati. No, assolutamente. Non so dove l'hai letta, diciamo gli antropologi fisici lo scoprono subito, una cosa del genere. No, per accorciare il corpo, dice, è vero o una falsità? No, assolutamente. Non conosco casi di questo tipo, è una ritualità anomala, semmai una cosa del genere. Le gambe potevano essere spezzate o bloccate per motivi legati alla cosiddetta paura dei morti, sulla quale ho scritto molti articoli, anche ben, diciamo, belli,
pesanti sul tema, avevano molto paura del possibile ritorno dei morti e quindi si riscontrano frequentemente in fase di deposizione dispositivi messi per legare le gambe, anche dei catenacci. Uno recentissimo è stato trovato a Ischia. L'interpretazione è controversa, sto riferendo la mia ipotesi interpretativa. In altri casi la tomba poteva essere riaperta o soggetta per un periodo più o meno lungo ad una fase di osservazione, per appunto controllare che il morto non tornasse. Quando i legamenti erano completamente dissolti e il processo di putrefazione si era ultimato, le ossa potevano venire intenzionalmente rimescolate e in quei casi si notano degli atteggiamenti concentrati sulla testa, il cranio poteva essere prelevato o collocato al posto dei piedi o scambiato con un vaso e le gambe potevano essere mescolate ed incrociate per impedire il ritorno. Casi di frammentazione delle ossa invece erano necessari per le cremazioni. Lì sì, dovevi, se non raggiungevi la temperatura che consentiva sulla pira di ridurre completamente in cenere il corpo del defunto, questo costava parecchio perché raggiungere gli oltre 400 gradi, diciamo che sono il minimo possibile per completare un processo di cremazione, l'ideale è 800 gradi. Pensate che siamo in grado di ricostruire la temperatura dalla osservazione della semplice colorazione delle ossa cremate. Ecco, se non si riusciva a raggiungere il risultato, le ossa potevano essere ulteriormente frammentate. E in alcuni casi è legittimo ipotizzare che questo avvenisse con un rituale preciso. C'erano delle asce simboliche, sono ben documentate soprattutto nell'area villanoviana bolognese, io stesso ne ho trovata una quando ho scavato lì a Castenaso, delle asce, diciamo, rituali, perché si capisce che non potevano essere utilizzate per altri scopi. Potevano invece essere funzionali alla frammentazione delle ossa lunghe, in modo da poterle collocare all'interno di cinerari, qui non ne abbiamo, che avevano anche l'imboccatura abbastanza ristretta. Un corpo cremato arriva di un uomo adulto, può arrivare a pesare intorno ai 2 kg, 2,5 kg, quindi insomma una buona quantità. Considerate che poi naturalmente andava a finire là dentro anche una parte delle ceneri prodotte dal rogo e dagli altri oggetti combusti. Insomma, il tema è un pochino macabro per l'orario in cui parliamo, potrei intrattenermi a lungo su queste tematiche. Qualcosa l'ho detto in una delle conferenze Gli Etruschi senza mistero dedicato alla morte degli Etruschi, quindi la potete ritrovare. Mi sono ripromesso da anni di organizzare un bel ciclo di conferenze di approfondimento su questo tema, che poi è quello dell'archeologia e dell'antropologia della morte, è una delle mie passioni. Oggi ve ne ho dette due, Pitecusa, questa è un'altra, gli Etruschi naturalmente pure. Vabbè, insomma, vediamo che cosa riusciamo a fare. Il tempo che ho a disposizione è poco, il nostro oggi è finito. Anna, vuoi ricordare qualche appuntamento? Le nostre rubriche digitali continuano e la rubrica dedicata agli dei etruschi, un dio al mese per 12 mesi, che continua il mercoledì Vittoria con Lecce. Vittoria Lecce, a cura di Vittoria Lecce, continua l'identikit di un capolavoro, le descrizioni audio dedicate al pubblico che ha disabilità visiva o uditiva e niente, ci E invece vediamo. abbiamo finito il ciclo sui Castellani, se non Esatto, però è sbaglio. disponibile la playlist completa sul canale YouTube Etrusk Channel, quindi. Allora, diamo due appuntamenti in collaborazione con altri amici. Venerdì, se non sbaglio, alle 17:30, in collaborazione con Il gruppo archeologico di di Tuscania. Tuscania, terrò una conferenza sul, diciamo, i musei al tempo del Covid e sarà condivisa anche sulla nostra pagina. Ringrazio Alessandro Sì, Tizzi, esatto, Alessandro esatto, per Tizzi. l'invito e il bel post in cui mi ha taggato pochi minuti fa. E domenica invece saremo in diretta da Villa Giulia per celebrare con 3 giorni di anticipo il Natale di Roma insieme ai carissimi amici del gruppo storico romano che da oltre 2 decenni si dedicano alla rievocazione di questo momento così importante per la storia di Roma, lo fanno sempre con tanta passione e tanta dedizione, raccogliendo
un pubblico reale sempre nell'ordine delle decine di migliaia di persone. Quest'anno sarà tutto soltanto virtuale, ma è un segnale di sensibilità per tutti quelli che ruotano professionalmente o per passione intorno al mondo della cultura e dei musei, e quindi diamo l'occasione di esprimersi, ma anche per cercare di andare lentamente verso una normalità cui tutti quanti noi aspiriamo ad arrivare il prima possibile. E non so dirvi quando riapriremo, e molti ce lo scrivete e ce lo chiedete. Noi siamo pronti a riaprire quando questo sarà possibile, e lo faremo come sempre, Anna, Luca e tutti quanti i colleghi, con il sorriso ad accogliervi. Ciao!